Buongiorno a tutti. Sono qui con noi quest'oggi due ospiti speciali per parlare insieme dell'importanza di questa giornata. Senza indugi vado subito a presentarveli. Alla nostra destra abbiamo Dante Stabene, Buongiorno, buongiorno a tutti. il difensore delle cause perse e l'uomo che, a detta di Facebook e Instagram, sa ogni cosa. Invece, alla nostra sinistra abbiamo Lieta Novella, Buongiorno, buongiorno. È un immenso piacere essere qui con voi oggi. avvocato di successo, difensore dei diritti e dei doveri della Costituzione italiana, scrittrice, candidata al premio Nobel per la pace. Adesso non te la menare. Bene, allora iniziamo subito senza perdere altro tempo. Oggi è il 2 giugno. Cosa si festeggia in questa giornata? Beh, si possono festeggiare tante cose. Mi scusi, però lui non sa che cosa sta dicendo. Sì, certo. Per esempio, io tutti gli anni riguardo l'incoronazione della regina Elisabetta II, avvenuta proprio il 2 giugno 1953. La corona di Santo Edoardo viene consegnata all'arcivescovo. È ornata di centinaia di diamanti, rubini, smeraldi e perle. L'arcivescovo alza le braccia. Tiene sospeso per qualche attimo il supremo simbolo sul capo, che ora lo riceve. Ma veramente? Sì, glielo giuro, inoltre è anche una gran bella giornata, siccome in questo giorno è nato il mitico e fantastico attore di Heroes, Zachary Quinto. Che è pure metà italiano. Guardi, signor Dante, io non voglio mettere in discussione l'importanza che queste cose hanno per lei, però oggi noi festeggiamo un traguardo molto più grande, un traguardo che è stato ottenuto con non pochi sacrifici. Oggi festeggiamo la nascita della Repubblica Italiana. Ah, sì, certo, non ci avevo pensato, ma sicuramente lo sapevo, ovviamente che lo so, certo, ci mancherebbe. Ecco, era proprio questo il fulcro della nostra chiacchierata, la formazione della Repubblica Italiana. Ma poteva dirmelo prima che si stava parlando di questo. Dai, una formazione che si poteva permettere di lasciare Alessandro Del Piero in panchina. Ma di cosa stiamo parlando? Guardi, io proprio non capisco. Lei ci tiene a essere considerato italiano sui social, però nella realtà non riesce a dare la giusta importanza a questa giornata. Guardi che se noi abbiamo dei diritti adesso, è proprio grazie alla Repubblica Italiana. Cara Alietta, non volevo assolutamente offenderla, però parlando di diritti, sarà pure un mio diritto poter pensare a ciò che voglio. Mi corregga se sbaglio. Guardi, lei ha perfettamente ragione ed è quello che c'è anche scritto nell'articolo 21 della Costituzione. Però secondo me, in quanto cittadini, noi come abbiamo dei diritti, abbiamo anche dei doveri. E questi sono rispettare la legge, la Costituzione, essere fedeli alla Repubblica, tutte cose che sono scritte nell'articolo 54. Bene, già che avete parlato di questo, ora vi chiedo, ditemi un diritto e un dovere dei cittadini italiani. Allora, ogni cittadino ha il diritto alla formazione scolastica e ha il dovere di non ledere la libertà degli altri. Io le dico, ogni cittadino ha il diritto di poter professare la religione a cui appartiene, ma ha il dovere di non citofonare alle 7 del mattino ad uno sconosciuto per diffondere il suo pensiero teologico. Ogni cittadino ha il diritto di manifestare la sua idea politica senza entrare in conflitto fisico con chi ha un pensiero differente. Ogni cittadino ha il diritto di vestirsi come gli pare, ma ha il dovere di non litigare con suo padre sulla lunghezza della minigonna. Ottimo, direi che sui diritti e i doveri ci siamo. E cosa fondamentale è non dimenticarci mai di averli. Passiamo a un altro argomento. Il 2 giugno 1946 c'è stata una grande rivoluzione sociale che riguarda proprio i diritti del cittadino. Sapete dirmi quale? Ma ovviamente, dopo il referendum del 46, dopo innumerevoli lotte, a tutte le donne è stato permesso di votare in tutta Italia. Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere, che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia. Tutti hanno potuto votare, come giustamente dice Lieta.
Ed è stata una grande innovazione, siccome noi agli occhi della legge siamo tutti uguali, abbiamo tutte le stesse opportunità. Peccato che poi ci siamo allargati e abbiamo dato l'opportunità anche alle donne di poter guidare. Ritorniamo sempre ai soliti cliché. Ecco, io vorrei ricordarle che il pensiero femminile, al pari di quello maschile, è stato indispensabile per scrivere la Costituzione. Se nell'Assemblea Costituente non ci fossero state anche 21 donne, probabilmente oggi avremmo una Costituzione diversa, con meno diritti, sicuramente non per gli uomini. Concordo assolutamente. Il pensiero femminile è fondamentale per avere diversi punti di vista e per raggiungere un benessere sociale ed umano di più persone. Rimane comunque il fatto che io ho la macchina da carrozziere 3 volte l'anno. Ciao, amo! Vedo che in ogni caso siete entrambi abbastanza preparati. Vi ringrazio molto per la vostra È stato un partecipazione. piacere. Quando vuoi, cara. Per concludere, vorrei nuovamente ricordare a tutti l'importanza di questo giorno, perché se oggi viviamo in uno Stato che, nonostante le manchevolezze e le ingiustizie, comunque garantisce diritti e doveri dei suoi cittadini, lo dobbiamo alla nascita della Repubblica, 2 giugno 1946. E agli eletti che in seguito scrissero la nostra Costituzione, che vi invito a leggere se non l'aveste ancora fatto. Salute, sapete, per scriverla ci misero 2 anni, nessuno ce la rubi, coi soldi o con gli inganni, 2 anni di riunioni, di grandi e di bambini, perché non torni più tra noi, Benito Mussolini. Buona serata a todos el mundo!